Per chi abita in montagna tutto l'anno, io ci sono andato a vivere ormai da 9 anni, è molto forte questa sensazione di abbandono, di abitare un posto che non è selvatico, ma piuttosto rinselvatichito, nel senso che stare lì significa spesso trovare segni del passato e basta veramente scavare, e sotto un dito di terra si trovano i resti di una civiltà che non c'è più. Io sto in un paese che si chiama Estul, poco più in giù c'è un paese che si chiama Gren, che è il paese del mio romanzo Le Otto Montagne. Nelle Otto Montagne l'ho chiamato Grana. Il paese di Grana ha 180 numeri civici, sono andato a contarli, e una decina di residenti. E a girare per quel paese puoi entrare ancora nella scuola elementare, nel forno, nell'emporio. Sono tutti luoghi che esistono, stanno cadendo a pezzi e più delle volte basta dare una spallata a una porta per entrarci. A questo abbandono fisico, cioè alle case vuote, ai ruderi, ai tetti che cadono, corrisponde anche un abbandono morale, credo. Perché poi a vivere lì ci si sente molto abbandonati dall'umanità. E la montagna, che è un posto bellissimo a cui io voglio tanto bene, è un posto davvero impoverito dalla fuga delle persone, che ha portato anche una fuga della cultura. A me dispiace tanto che in montagna sia molto raro trovare luoghi significativi dove ci si possa trovare, luoghi di socialità, luoghi di cultura, sono pochissimi. Nella mia valle, nel mio paese, c'è solo il bar. E allora credo che cercare di ripopolare per qualche giorno all'anno questi posti abbandonati abbia un valore altissimo. Significa allo stesso tempo dire a voce alta che c'è una memoria da recuperare, da mantenere viva, da raccontare ai ragazzi. E poi che la montagna va ripopolata non solo dai nuovi montanari che vanno su a lavorare, che cercano di abitare e lavorare la montagna, ma anche da cittadini che non vadano in montagna solamente in vacanza, ma anche a far cultura. E Borgate dal Vivo è un festival che si propone proprio di ripopolare i paesi di montagna abbandonati, ripopolandoli di cultura, quindi da giugno a settembre. 25 borghi su 3 regioni, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, saranno teatro di incontri letterari, presentazioni, reading, 25 autori come me che andranno in questi paesi a portare i loro libri e le loro storie.